Il paese alto di Francavilla al Mare torna a rivivere le atmosfere del Cenacolo che, attraverso Francesco Paolo Michetti, radunava artisti come D'Annunzio, Tosti, Barbella e Scarfoglio. Nel prossimo fine settimana, dal 26 al 28 agosto, A Cena con gli Artisti scandirà le serate francavillesi all'insegna della cultura attraverso letture, concerti, esibizioni di danza, videoproiezioni e installazioni di immagini e allestimento di stand gastronomici. Questa è un'esperienza di marketing territoriale, un'esperienza di turismo esperienziale. Cioè, è un po' quello che noi vogliamo lanciare nella nostra regione, nella città di Francavilla, ma anche in altre città. Il Paese Alto è l'anima di Francavilla. Michetti l'ha scelto non a caso, ci ha vissuto non a caso e ci ha ospitato la cultura europea. Quindi noi vogliamo esaltare la parte di Francavilla che spesso chi ci passa non vede. Sarà il momento di spettacolo, di performance, dell'apertura del conventino, la possibilità di visitare il conventino Michetti e di una serie di iniziative culturali che attirano migliaia di persone ogni anno, segno che poi la cultura non è poi così respingente. Sì, siamo molto affezionati a questa manifestazione, ho sempre definito la più bella di Francavilla. Chi non l'ha ancora vista è invitato a farlo perché è veramente una manifestazione che apre il cuore. Quest'anno al centro, nel Cenacolo Michettiano, ci sarà Matilde Serao, la prima giornalista italiana, e quindi una edizione dedicata alle donne, alla loro importanza fondamentale per noi. Francavilla, approfitto per dire, ha avuto il primo vice sindaco donna con questa amministrazione, quindi la donna al centro del nostro mondo.